Buongiorno a tutti, e come ho detto prima io sono Mauro Zambotto, attuale responsabile del servizio geologico, ma sono qui con il dottor Campana Riccardo e il dottor Franco Daminato, che sono diciamo l'ossatura principale di questo percorso, hanno sviluppato negli anni scorsi, si è partiti appunto 13 anni fa, forse gli ultimi 6-7 anni sono stati anche molto intensi. E loro ci hanno contribuito moltissimo. Quindi ringrazio Miguel Bortolotti dell'invito e sta invento per l'ospitalità, ovviamente, e confido che ci sarà sempre più uno scambio anche in termini di conoscenze, formazione, collaborazione. Tra l'altro ricordo che l'ingegnere Bortolotti è stato anche dirigente del servizio geologico per un anno, si ricorda bene. Allora, questo percorso che vi presentiamo, che i risultati, adesso la presentazione è un po' lunga, ma confido che insomma su alcune cose possiamo diciamo essere un po' più veloci se sono di minore interesse. E vorrei che fosse una presentazione interattiva, nel senso che potete interrompere quando volete, se volete approfondire alcuni argomenti piuttosto che altri, va benissimo. Partirei subito ricordando che questi strumenti, anzi da dire che oggi sono state approvate le delibere, erano 4 delibere che riguardavano questi strumenti, una in particolare approva la delibera della Giunta che approva i criteri e la metodologia di formazione e aggiornamento delle carte della pericolosità, e quindi è una sorta di linea guida e spiega più o meno come sono state affrontate e risposte. Una delibera di pre-adozione delle carte dello strumento cartografico, delle carte della pericolosità, e poi le altre due delibere riguardavano una, la cosiddetta delibera Lambicco, che concerne la metodologia di intersezione e di interfacciamento delle varie pericolosità per la creazione di una carta di sintesi della pericolosità, che è l'ultima delibera che porta in preadozione, nel senso che questi strumenti vengono preadottati in vista di un periodo di osservazione e di segnalazione di osservazioni, richieste, modifiche, correzioni. E dopo un periodo che noi abbiamo stabilito in 90 giorni può andare in approvazione, posto che ovviamente bisognerà recepire o meno le osservazioni. Quindi qui c'è una parte propedeutica, dopo magari ci atteneremo così anche per spezzare un po' la monotonia di presentazione, e anche perché alcuni argomenti li ha seguiti in particolare il dottor Campana, altri li ha seguiti. Volevo precisare che non è il servizio geologico da solo che ha fatto tutto questo, ci sono dentro una serie di strutture della provincia, a partire dai bacini, il servizio dei bacini montani per le pericolosità alluvionali, torrentizie, lacuali, poi il servizio previsioni e meteo del Dipartimento Territorio e del servizio di prevenzione dei rischi per quanto riguarda la pericolosità malandiva. Poi addirittura anche le foreste hanno dato un grosso contributo, abbiamo inserito anche la pericolosità degli incendi boschivi, anche se diciamo assomiglia un po' meno alle pericolosità naturali di tipo nostro, più tradizionale, e il servizio urbanistica, insomma ci sono stati dei contributi, veramente un lavoro di squadra, non sono geologico. Noi abbiamo ovviamente diversi argomenti, ma ce ne sono tanti altri, si è giunti ad un lavoro di equip e di sintesi nel vero senso della parola. Sì, però il coordinamento l'avete fatto voi. L'abbiamo fatto noi fino a un anno o due fa, poi è passato al servizio bacini montani, però insomma di fatto si lavorava sempre in sinergia. E adesso vedremo un po' i vari passi che ci hanno consentito, ovviamente c'erano degli strumenti propedeutici, fra tutti si è partiti anche dalla carta tecnica. E nel tempo la provincia di Trento ha avuto diversi fenomeni, anche più o meno gravi, magari mai eclatanti come in certe altre regioni, però ci si è posti
il problema di prevedere, di prevenire e di proteggere. Ci sono le tre azioni che poi sono previste anche nelle leggi di riferimento, la legge 9 del 2011 sul riguardante la protezione civile. Quindi ci sono attività apparentemente separate, ma in realtà si integrano e si è dato maggior risalto a questi aspetti. E, come dicevo, la legge 9 del 2011 affronta in maniera un po' organica, adesso sarà oggetto anche un po' di rivisitazione, un po' di correzioni, la disciplina delle attività di protezione civile. Quindi anche in questa specificamente si prevedeva la formazione del carcere della pericolosità. La protezione civile nostra è una struttura anche invidiata a livello nazionale, perché da sempre ha delle componenti distintive rispetto all'ambito nazionale, ad esempio i volontari, i vigili del fuoco volontari sono più strutturati, più organizzati rispetto alle altre regioni. E vediamo un po', quindi passiamo appunto a quelle che dicevo, le attività, previsione, prevenzione e protezione. La previsione è un'attività di studio, quindi si identificano, si classificano, si delimitano i pericoli di varia natura. Quindi raccolta di dati, rilievi sul terreno, azioni diciamo anche sul territorio di rilevazione. La prevenzione invece riguarda più il fatto di adottare delle misure o delle azioni per ridurre i rischi e per utilizzare in maniera corretta il territorio, anche eventualmente mediante interventi strutturali, ad esempio opere di difesa passive, attive, o misure di tipo costruttivo, ad esempio una certa pericolosità di frana, a seconda delle situazioni, si può anche intervenire calibrando le strutture costruttive di un edificio rispetto al tipo di movimento, se è veloce, se è lento, se è massivo o differenziale. Ci sono varie possibilità. L'attività di protezione riguarda invece tutte quelle attività che c'è prima del Portolotti, dove ormai abbiamo già degli interventi e non possiamo delocalizzarli, perché c'è anche questa possibilità eventualmente proteggere con qualche azione di tipo anche strutturale o mitigare, per esempio, le barriere paramassi elastiche, un classico esempio. Ecco, la legge 9 del 2011 prevede la formazione, l'aggiornamento, la redazione delle carte della pericolosità, quindi l'individuazione dei pericoli, e tipicamente alla formazione di queste carte troviamo fenomeni idrogeologici, valanghe, alluvionali, sismici, incendi boschivi. Poi sono incluse anche le sostanze pericolose, i cavi sospesi e gli ostacoli alla navigazione aerea o gli ordini bellici esplosi. Questi ultimi non concorrono poi alla formazione della carta dei sintomi della pericolosità, sono delle cartografie di pericolo conoscitive, ma non modificano i perimetri della carta di sintesi, che, come dice il termine, fa una sintesi delle varie pericolosità, le sovrappone, le gradua e determina quella prioritaria, e questo però non preclude l'obbligo di valutare, analizzare e studiare anche le pericolosità di grado inferiore che si sovrappongono, si stratificano e insistono ad esempio su una particella o su un'area. E l'altra legge di riferimento è la 15 del 2015, che sarebbe la legge di governo del territorio, che sostituisce la precedente legge urbanistica, la numero 1 del 2008. Questa legge prevede espressamente la formazione, che si vede un po', la carta di sintesi della pericolosità, che è più legata all'ambito urbanistico, normativo, vincolistico, e orienta verso scelte, diciamo, tipo calcio sull'utilizzo del suolo in termini di costruzioni, di previsioni, di pianificazione o di gestione dell'esistente.
Cosa vigeva fino ad oggi, cioè vige ancora fino all'approvazione, diciamo, gli strumenti normativi vigenti sono la carta di sintesi geologica, che non so se qualcuno ha visto ancora in internet o ha avuto a che fare, scaricare dal sito istituzionale. Era uno strumento appartenente al piano urbanistico provinciale, effettuava delle zonizzazioni in termini di, inizialmente di rischio, e un po' in maniera erronea, parlava di aree a rischio idrogeologico. In realtà poi è stata un po' mutata nel tempo, soprattutto forse con la legge 6 del 2003 e con la variante urbanistica 2000 del piano urbanistico, e, è stata un po' ridefinita e difatti poi in essa si parla correttamente di pericolosità. Questi termini spesso sono un po' confusi, adesso sono stati messi, diciamo, più in chiaro, nel senso che la carta dei rischi sarà il prossimo passo che dovremo fare al fine dei piani di emergenza dei comuni. Attualmente abbiamo appunto la carta di sintesi e la carta del rischio idrogeologico del PGUA, il cosiddetto PGUA, Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, che nella nostra zona ha valore del piano di bacino, e questo duplice strumento normativo ha creato non poche confusioni, perché spesso ci si deve tuttora riferire a entrambi gli strumenti con un po' di disassemblamenti e un po' di incertezza anche di tecnici, di professionisti che spesso si riferiscono uno, trascurano l'altro. E il piano generale di utilizzazione della Repubblica ha una carta del rischio, ma ha creato non poche confusioni, perché ha fatto una fotografia dell'esistente, quindi se c'era un pericolo in un'area a bosco risulta tutt'oggi che il rischio è basso, e molti professionisti si confondono e dicono: allora vuol dire che io posso costruire perché il rischio è basso, non capendo che nel momento in cui ci faccio un piano o un edificio, automaticamente il rischio aumenta. Ecco, quindi l'eventuale approvazione, mi auguro, entro fine anno dei nuovi strumenti, carte della pericolosità e carte di sintesi, porterà al superamento di questi due strumenti e a una, per certi versi, semplificazione normativa. La legge 9 del 2011 prevede espressamente anche la carta dei rischi, che non è ancora operativa, non è ancora stata formata, ma sarà il prossimo, prossime attività. Carta di sintesi, qui avete un quadro generale, ovviamente la graduazione dei colori, rosso significava elevata pericolosità, significa tuttora elevata pericolosità, e i toni più chiari, pericolosità trascurabile, bassa. Chiaramente appare subito che le zone di alta montagna sono le più penalizzate dal punto di vista dell'elevata pericolosità. Adesso abbiamo un'altra graduazione di colori, come area elevata pericolosità o penalità poi della carta di sintesi. Diciamo che non ci sono grosse variazioni, ma resta da dire che la carta futura le prevede, diciamo, zone veramente impervie, sono poche le zone, ci sono, ma non sono così eclatanti quelle occupate dall'insidio attivo. Vedete qui, questa ultima versione è in vigore dal 2003. Questa carta era soggetta a periodici aggiornamenti, quindi osservazioni da parte dei comuni oppure cittadini che consegnavano ai comuni delle relazioni, delle richieste, e più o meno una volta all'anno si raccoglievano le osservazioni e si recepivano o meno le richieste di mutamento e di penalizzazione. Poi c'è anche uno strumento di interpretazione dei limiti, spesso ovviamente questa carta è fatta in una scala nominale 10.000. Poi sul territorio succede che il limite tirato su 10.000 al
andando a vedere le particelle catastali, ci sono anche qui i concili e le certezze, allora c'è anche uno strumento che chiede un'interpretazione fisica del limite a scala più grande. Questi procedimenti verranno replicati in qualche modo anche alla nuova cartografia, nel senso che ci sarà almeno con una cadenza annuale una raccolta di richieste di modifica supportate magari da previste variazioni, e ci sarà il recepimento o il rigetto a seconda delle motivazioni adottate. Cioè, la differenza tra il futuro e l'attuale è che ci saranno dei criteri sulla base dei quali dettagliare ulteriormente la pericolosità di determinate zone. Mentre adesso era lasciato un po' alla libera interpretazione di ciascuno, d'ora in poi i criteri sono definiti, sono quelli approvati dalla Giunta, sono quelli che hanno informato la redazione dei piani, e quindi diventa una cosa più strutturata e più trasparente. Sì, una delle punti di forza della cartografia sta nel fatto che la carta di sintesi geologica, le prime edizioni non consentivano di discriminare realmente i pericoli. C'era questa area di elevata difficoltà geologica, ma spesso non era chiaro se derivava da problemi idraulici, alluvionali, torrenziali, geologici. C'era un'indeterminatezza, era anche un po' un miscuglio di approcci tecnici e urbanistici insieme. Invece, e poi era, le prime edizioni era una fotografia, un cosiddetto raster, diciamo, no? E invece le nuove cartografie intanto sono diventate su base informatica, quindi sono livelli distinguibili, interrogabili, già, no? Poi vedremo se c'è la possibilità di collegarsi a internet. Abbiamo già predisposto la pagina internet con la possibilità di visualizzare il territorio, diversificare i tematismi, selezionarli a gruppi, singoli, totali. E quindi c'è intanto un'informazione più chiara, anche per i tecnici, che prima era un po' più nebbiosa, adesso un tecnico può sapere esattamente quali sono i pericoli e quanti sono quelli che insistono sulla sua area di interesse. Alcuni concetti che penso saprete bene, differenza tra rischio e pericolosità. La pericolosità è la possibilità che un evento di una certa tipologia si verifichi in una determinata area e con una certa intensità. Il rischio comporta l'analisi della pericolosità rispetto agli eventuali obiettivi sensibili, che siano esseri umani, costruzioni o interventi di altro tipo, e al valore economico. Quindi in passato molti hanno fatto confusione con questi concetti. Ecco, qui si vede bene la classica diapositiva che avevamo fornito anche al museo. La pericolosità riguarda solo la possibilità che un evento si verifichi, non è detto che provochi dei danni a ambienti frequentati da esseri umani. Se abbiamo una foresta, insomma, il danno è economico, c'è, ma sappiamo che riguarda un'abitazione, una frequentazione. Mentre qui, se abbiamo una città, ovviamente si parla di rischio di vita umana o di danneggiamento di edifici. Ecco, il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche aveva cercato di affrontare la problematica della valutazione dei coefficienti diversificati in base al danno atteso o al rischio, insomma, per differenti categorie. Ovviamente l'area residenziale era al massimo livello, l'improduttivo è bassissimo. Quindi spesso nelle richieste tecniche di motivazioni adotte tramite relazioni tecniche di depenalizzazione si chiede
una valutazione del rischio o dell'eventuale declassamento del rischio sulla base di carattere di difesa, e quindi il tentativo di dimostrare che facendo un'opera si abbassa o la pericolosità oppure si abbassa il rischio perché magari si cambia destinazione d'uso. Però diciamo che anche queste sono tutte cose fatte, diciamo, a buon senso. Io ero tra quelli che hanno approvato questi criteri, ma nella consapevolezza che era il massimo che mi potesse avere in quel momento. Ma erano criteri di buon senso, spannometrici e così, insomma, evidentemente suscettibili di larghi margini di miglioramento, ed è quello che abbiamo cercato di fare. Uno dei problemi di questi approcci è l'uso del suolo, e in questo caso l'uso del suolo pianificato, che in realtà non è quello attuale, è quello che sarà fra X anni, e quindi il problema è avere un aggiornamento abbastanza frequente dell'uso del suolo, che dovrebbe teoricamente derivare dalla carta tecnica, nel nostro caso carta tecnica provinciale, che in realtà dovrebbe chiamarsi carta topografica, che è una formazione con curve di livello, e quindi è un po' improprio l'uso del termine carta tecnica. E di pari passo dovrebbero aggiornarsi chiaramente l'uso del suolo reale, cioè la fotografia attuale dell'uso del suolo, presuppone una ciclicità di aggiornamenti, di rilievi, che si chiamano le fotoaree, che sia l'LIDAR o altro, insomma. Non è un processo facile, perché sono elaborazioni che comprendono molte specialità, non tutti riescono a stare al passo a fornire aggiornamenti, quindi non è che ogni anno uno con la bacchetta magica ha l'uso del suolo, purtroppo, però insomma è uno dei presupposti. L'uso del suolo pianificato adesso riusciamo a farlo abbastanza frequentemente, perché è stata fatta una procedura informatica, e quando piani di PRG vengono consegnati, si possono anche inserire in questo sistema informatico, quindi c'è un aggiornamento relativamente costante e adesso più frequente. Anche questo è importante, partire dalla stessa cartografia di base, no? Perché se abbiamo la stessa cartografia di base, queste operazioni sono possibili. Inserire un piano regolatore generale su una mappa del pericolo per vedere dove c'è il rischio, dove salta fuori il rischio, adesso è possibile. Quando si doveva stare lì a disegnare con scale diverse, con carte tematiche diverse, era un po'. Cioè, spostare una linea di 10-50 metri era come vedere su una cartografia. 50 metri potrebbe significare in tal modo, insomma. I crolli non è che. Sì, va ribadito appunto che queste cartografie che abbiamo costruito con la provincia non possono avere un dettaglio estremo, perché non conosciamo tutto il territorio. Quindi sono atti di indirizzo, cartografie di indirizzo, che poi necessariamente devono essere aggiornate sulla base di studi specifici oppure di approfondimenti, che siano fatti internamente dalla provincia, che siano forniti anche dai professionisti o anche dalle istituzioni più scientifiche come l'università. E c'è un mondo aperto di trasformazione e di correzione, integrazione e miglioramento di queste fotografie. L'errore è, come a volte avviene, che un tecnico guarda pedissequamente il limite tra un'area a rischio, un'area elevata di velocità e un'area molto penalizzata, e dice: ah, ma qui io posso farlo perché la penalità è bassa. Insomma, se siamo al limite di un'area di rischio R4, forse uno deve analizzare il problema un po' più profondamente. Quindi è quello che dicevo prima: quali sono le principali strutture che si sono interfacciate, hanno collaborato. Anche l'ufficio studi di pianificazione, ricordo, quindi essenzialmente i due dipartimenti, il territorio e l'agricoltura.
agricoltura, foreste e il Dipartimento Protezione Civile, i principali attori, diciamo, di queste collaborazioni. Questo era l'ICCA di aggiornamento della carta di sintesi che dicevo prima. Ci sono le richieste di variazione, di modifica della realizzazione, poi vengono raccolte queste osservazioni o relazioni tecniche. Mauro, io passerei al... Sì, ma magari possiamo... Questi erano gli obiettivi, insomma, che ci voleva raggiungere con le nuove lavorazioni. Si è partiti ovviamente dalla carta tecnica provinciale per prima cosa, che ha richiesto un aggiornamento perché anch'essa in origine era vista più come un raster statico, una fotografia, e adesso invece assomiglia di più alle nuove cartografie con tutti i livelli differenziati e redatti secondo procedure informatiche. Qui, come dicevamo, vengono allineati due strumenti che si sovrappongono e a volte creano interferenza e si passa invece al posto. Vuoi parlare tu della carta tecnica un attimo? Prima cosa, bisognava riformare la carta tecnica. E uno dei strumenti principali è l'IDAR, Laser Image Detection and Ranging, o anche Light Detection and Ranging, che negli ultimi anni, vi ricordo che la prima acquisizione è del 2006-2007-2008, tre anni, è stato acquisito un primo rilievo laser scanner con una media di 1,8 punti metro quadro sotto il 1800 metri, sopra era un po' meno, per l'epoca era una notevole innovazione, adesso ne parlano tutti, e la tecnica penso che sappiate com'è, insomma, o con un velivolo o elicottero, le ditte che hanno fatto l'ultimo aggiornamento hanno usato due elicotteri, ma nel 2006-2007 hanno usato dei velivoli, quindi hanno una strumentazione molto costosa a bordo che lancia degli impulsi laser, se non erro sono un infrarosso vicino di là, forse 0,7 nanometri di lunghezza normale, e rilevano i ritorni, quindi poi con un sistema inerziale che rileva la posizione GPS, l'eventuale spostamento, rollii e un raccordo con stazioni fisse a terra, riesce a posizionare delle coordinate di YZ a terra, quindi anche in porta, e le cosiddette nuvole di punti che poi possono essere elaborate, classificate, vuol dire attribuite o al terreno, piuttosto che la vegetazione o l'acqua o edifici, sono nuove classi adesso, ma forse stanno anche aumentando. Mi sembra che noi ne abbiamo chieste almeno 4 classi, perché non è sempre agevole classificare. Addirittura adesso i laser riescono ad avere anche un'altra frequenza che può penetrare l'acqua, che normalmente non potrebbe essere superata da male impulso laser. E qui avete un esempio di come possono essere poi visualizzate delle sezioni che evidenziano un tetto. Ovviamente quello che è coperto poi non è visibile, non c'è il punto, perché non riesce a superare l'ostacolo del tetto o di una chioma di un'altra. Più impulsi sono, più ritorni possono esserci. Adesso possono arrivare a 4 ritorni, quindi il primo può raggiungere la chioma, il secondo magari il tronco, il terzo un'altra foglia e il quarto può raggiungere il terreno e essere classificato in maniera diversa. Si possono ricostruire i vari modelli DTM, che viene ricostruito filtrando i dati DSM, Digital Surface Model, che sono i primi impulsi, e quindi rileva edifici, chiome,
nome e terreno. Poi filtrandole opportunamente si può ottenere il terreno puro, oppure il DBM, il Digital Building Model, che sarebbe solo terreno e edifici, ad esempio muri, argini. Sostanzialmente sono tre modelli, poi ci sono altri modelli più dedicati al discorso tangentale. Adesso addirittura ci sono anche i sistemi da drone, che costano un pacco, per cui se uno vede sul drone che cade col sistema LiDAR si dispera, perché penso che costi sui 200.000 euro un acquisitore per drone. Oppure da terra, come questo Rigel. Questi li abbiamo usati anche per i rilievi geologici, ne ha uno che ha una decina d'anni, è tantissimo per un sistema di questo genere, però per fare rilievi di frane o di pareti rocciose va ancora bene, nonostante le decine di età. Oppure li abbiamo usati, non il nostro, ma per rilievi in grotta, anche Ponte Alto, che adesso forse verrà riaperto, avevamo fatto un rilievo con ricostruzione di punti. E poi ovviamente le ortofoto. Adesso la provincia per fortuna ha beneficia di un programma pluriennale AGEA, che è un ente ministeriale dell'agricoltura nazionale, e ogni tre anni cioè fa acquisizioni in continuo, ma ogni tre anni ripete il rilievo sul nostro territorio. Quindi fa diverse regioni all'anno. Noi avevamo il 2011, 2014, l'anno prossimo ci daranno il 2017. E dovrebbero fornire 20 cm di pista da terra, mentre finora erano 50 cm. Questo a titolo gratuito. Teoricamente spero che non facciano inghippi, che si possa distribuire il dato, perché ci sono sempre problemi di proprietà, di costi che vogliono recuperare, però diciamo che per l'elaborazione della provincia o istituzionali le sempre fornite in passato. La provincia sta acquisendo, cioè ha acquisito, ma dobbiamo risolvere alcuni problemi contabili, amministrativi, di collaudo, la 2015 fatta da Enica a 25. Quella la paghiamo come provincia e quindi sarà resa gratuita, disponibile a chiunque. Quelle ogni tre anni probabilmente hanno un vincolo solo istituzionale, quindi non potrebbe essere fornita ai privati, ai cittadini. Parlo di file, non di visibilità, di pubblicazione. Il file puro ha dei vincoli, diciamo, di proprietà. Questo è un esempio del modello digitale di superficie, il DSM, in inglese Digital Surface Model, e quindi comprende sia edifici che chiome di alberi, bosco. Questo ha una importanza fondamentale soprattutto per il dipartimento che si occupa di foreste, perché sviluppa degli algoritmi riguardo al volume, alla massa, alla linea, altezza del chiome. Invece questa è la stessa zona, questa è Sirour, che è qui, diciamo, e questo è il Banori, quindi il Banori è qua verso il Banori. È praticamente quel modello di prima ripulito dagli accidenti, che siano antropici o naturali, e qua già dalle prime dati disponibili nel 2006 si vede in maniera eclatante i dati che può fornire. Qui questa è una frana che si sta muovendo e sta spingendo su alcune case al piede, e oltre questa adesso si vede un po' meno, ma qui c'è un'altra grande frana più simile a una deformazione gravitativa profonda. Si muove abbastanza, per fortuna non c'è, a parte il corso del corrente, non c'è, e a parte qualche edificio rimasto sparso, è meno utilizzata rispetto a questa. Qui ci sono dei monitoraggi, il servizio geologico ha una cinquantina di situazioni diverse su cui esercita dei monitoraggi di vario tipo, topografici, con
Qui vedete un esempio di sovrapposizione di feature, diciamo così, geomorfologiche o litologiche per classificare determinati processi e fenomeni. Questa invece è la stessa, ma in vista tridimensionale si vede chiaramente la parte, la corona da cui si è scesa, diciamo, questa massa, e si vede molto nettamente, cosa che una volta, insomma, si vedeva magari dalle foto aeree, ma non sempre agevolmente. Questi rilievi del territorio, queste precisioni e con queste possibilità di elaborazione, chiaramente ti consentono di arrivare fino al progetto di massima di accennare l'infrastruttura, a parte gli scopi, diciamo, di ricerca per la protezione civile, ma in queste cartografie si possono fare progetti di strade, progetti di bonifiche aree, progetti la precisione di qualche centimetro ti consente di avere un ventaglio di possibilità enormi. Come servizio geologico, la carta tecnica l'abbiamo ricavato nel curve di livello dal modello digitale del terreno, che con le precisioni che ci sono adesso, vi ricordo che l'ultima acquisizione che abbiamo fatto è andata non benissimo perché ci sono dei problemi e adesso abbiamo delle contestazioni con la ditta e quindi dei ritardi non previsti, ma è stata fatta a 10 punti a metro quadro. Quindi con questi rilievi si può arrivare tranquillamente a costruire le scale nominali di 1-2000. Anzi, abbiamo fatto anche delle verifiche test sul terreno con dei rilievi nazionali e i confronti con le quote. Addirittura abbiamo fatto anche delle verifiche su presunti abusi edilizi, trovando un netto riscontro sul materiale. Attenzione, che se cambiate il tetto della casa, alzate di 10 cm, tutti se ne accorgono. No, in caso era un metro e mezzo, è quello sicuro. Sì, perché siete buoni. Tra l'altro la precisione altimetrica dell'IDA non dipende dalla densità dei punti, ma quindi non cambia, dipende dal differenziale di quota. Quindi la precisione nominale di più o meno 15 cm, che in realtà è molto maggiore e che la garantiscono per più o meno 15 cm. In assoluto? Sì, sì. Ma è molto maggiore, questa è la garanzia. In realtà è molto maggiore. In realtà sbaglia di un centimetro. Sì, in relativo poi si vedono i marciapiedi, quindi sì, ma guarda le briglie, le sponde, le strade. Adesso non ricordo se questo è il nuovo o il vecchio. Quello è il 2009. Questo ancora è vecchio rilievo, abbiamo degli esempi che si vede la differenza tra il vecchio rilievo e il nuovo, laddove è stato fatto bene, perché ripeto, ci sono stati un po' di problemi. Volevo dire una cosa, la rivoluzione di questi strumenti per quanto riguarda il rilevamento di quello che facciamo noi sul territorio è stata veramente grande, perché prima utilizzavamo solo i nostri piedi quando eravamo nella boschina, chiamiamo noi, no? Chi aveva il GPS o l'altimetro, per sapete benissimo le precisioni quali sono la vegetazione e quant'altro, e poi avevamo le foto aeree. Quindi passavi allo stereoscopio ore e ore, oppure se avevi lo stereoscopio che sta lì di piedi, facevi 4 ore così, avevi due occhi. E ti senti che così fatto, con questo strumento qua riusciamo a prenderci i nostri elementi e riuscire a correlarli e vederli in maniera spaziale e areale. E io vi invito ad andare a vedere l'area di San Giacomo. Franco, siccome sta registrando, se ti metti l'area di cui vedi anche oltre il sentiero. L'area di Santa Colomba e scaricare l'immagine e l'intero visualizzare l'immagine. Perché? Quindi c'è il distretto minerario medievale, dove abbiamo tutti i cadini. A un certo punto un ricercatore di Milano mi ha chiamato e mi fa: ma come avete la terra con i brufoli? Erano i cadini, l'evidenza dei cadini. Allora, conoscevamo i cadini, sapevamo quanti erano, presso a poco, però la visione spaziale di come era distribuita l'attività mineraria non si era mai avuta, se non grazie a questo strumento. Quindi tu nel territorio della boschina vai su e giù da questi buchi, però non ti rendi conto di come è distribuita la cosa. Siccome noi siamo alla ricerca di elementi che ci danno
i movimenti che ci danno e che dobbiamo collegare, cercare di correlare con situazioni anche per darne un'età, un'attività, questo è diventato una cosa fondamentale. Un'altra cosa poi nel rilevamento, dove si vanno a cercare gli elementi geologici, per appunto gli affioramenti geologici. Con questo strumento l'affioramento geologico lo becchi subito, ci vai là diretto, mentre prima dovevamo spaziare nel bosco ore e ore e ore per chi ce la faceva, la tengo, e quindi con le incertezze che c'è. Quindi questo portato, una precisione, un aumento di precisione, è fantastico. Infatti una volta cercavo una grotta a pozzo che era nel bosco e l'avevo guardata sul Lida, ho rilevato la coordinata, l'ho messa sul GPS e ci sono arrivato lì in mezzo al bosco. È uno degli aspetti, diciamo, degli utilizzi magari meno premiati rispetto ad altri. No, dicevo, il programma di telerilevamento che abbiamo fatto col Ministero, che ha avuto qualche intoppo, ma alla fine speriamo di chiuderlo quest'anno, prevedeva il rilievo LIDAR 10 cm2 sotto i 1800 metri di quota. Tra l'altro, dopo dire qualcosa, anche l'Università aveva un po' partecipato a un progetto per dare il carico per la visualizzazione. Sopra i 1200 metri di quota è ridotto a 4 punti, perché questo perché sopra i 1200 metri di quota si presume sia poca agitazione e quindi non c'era la necessità di avere molti ritorni o molti punti, no? Il problema sopra i 1200 è che la agitazione filtra parecchi impulsi e non tutti arrivano a dare una risposta sul terreno. Poi alcune aree erano già state rilevate, ad esempio le Dolomiti avevamo già, l'area di Campolongo, Pinea anche, però insomma è stato un importante progetto che a livello nazionale invece è stato fatto solo a 4 punti, perché in molte regioni non avevano questi strumenti. E poi abbiamo chiesto per nuovo ortofoto a 20 punti, RGB, un rilievo iperspettrale a 107 bande, e ce l'hanno fatto, è pronto per interpretare anche a livello di vegetazione, e tutti i modelli digitali e breakline. Le breakline sono delle linee che individuano i punti di natura della morfologia abbastanza. Per far vedere tu magari qua sì, questo è un esempio su un diciamo amico di Fassa, è la valle del Ruf de Vael, dove c'è stato un fenomeno franoso nel 2014. Questa è l'immagine del LIDAR, o LIDAR che si voglia, del 2007-2008. Come vedete, vediamo il torrente principale con tutti i suoi affluenti. Come vi dicevo prima, questi sono gli affioramenti rocciosi. Adesso riesci nel bosco a andare con un rilevamento calibrato, mirato a osservarli. Questa è l'immagine zoomata della stessa situazione, vediamo qui il nostro alveo, le infrastrutture, quindi la viabilità forestale, e questo nel 2009. Sì. Clicca. Nel 2014, ecco. Vediamo la deformazione, il fondamento, la differenza, l'invasione dell'alveo e il potenziale rischio per il paese sottostante. Anche le forme di deformazione. La deformazione al piede si vede benissimo. Andando sulle due, si vede la differenza. Anche la zona, la corona, e vediamo su tutta una serie di sistemi qui c'è un sviluppo generale. La stessa cosa la possiamo fare in sezione, visto che sono un di sezione e Z, e vediamo la differenza. Quindi anche quantificare le volumetrie. E anche la deformazione. La stessa cosa la possiamo fare nelle aree estrattive. Qui abbiamo, e qui vediamo l'Italia 2009, cliccando, c'è la variazione di tutte i terrazzi e le fonti di escavazione. Anche qui possiamo fare dei profili e quindi anche il comune può andare a dire tot metri cubi e verificare che cosa sono i fondamenti
far pagare quello che non è. Il limite di questo utilizzo è che gli step storici di rilievo non è che possiamo farli ogni anno, quindi è limitato alle date di quando sta l'acquisizione. Bisogna avere la fortuna di avere un contenzioso che prevede la, lo step prima e lo step dopo. Sì, sto parlando di un'acquisizione a livello provinciale, però il singolo comune, il singolo ente territoriale può farlo. No? Fa anche di rilievi da terra. È tutta la convenienza a volte, perché con le cifre che girano. Questo è il lavoro che è stato fatto grazie al LIDAR. Siamo partiti da una carta tecnica che era quella del 2000, che aveva dei grossi errori per quanto riguarda la topografia e soprattutto l'altimetria. Era tutta in estero riproduzione, quindi sempre con le foto aeree, anche con nuove tecnologie, però quasi quasi andavamo a prendersi l'IGM fatto dal militare, insomma, degli anni 70-80. Allora abbiamo deciso, visto che dovevamo cercare una base su quale appoggiare tutti i nostri dati, tutti i nostri rilievi, di avere una base dove almeno la morfologia, dove la morfologia fosse quella più realistica possibile. Allora abbiamo utilizzato il LIDAR per ricavarci tutta una serie di tutte le curve di livello e quindi tutto il modello del terreno. Quindi partendo da questo, dal CTP 00, siamo andati ad aggiornare tutta una serie di livelli. L'orografia, allora a quel punto siamo andati ad aggiornare anche l'edificato, la viabilità e altri temi, proprio di sostegno e quant'altro. Qui un esempio, per vedere, questo è il LIDAR. Queste sono le curve di livello che sono state ricavate, vado un po' in fretta perché sennò viene così più su un punto. Qui abbiamo il livello più edificato, perché adesso la carta che viene realizzata è una carta numerica, quindi possiamo lavorare per singoli livelli e quindi crearci anche la mappa di base a seconda dell'utilizzo che abbiamo fatto. Livello edificato di idrografia, viabilità e altre forme. Queste sono tutti gli strati informativi, quindi sono interrogabili e che possiamo avere e scaricare all'interno dei nostri siti. Volevo precisare che tutto il progetto LIDAR è scaricabile dal nostro sito del geoportale cartografico Trentino, sotto la voce SIAR LIDAR. Il prodotto finale ottenuto poi viene anche vestito e... No, questo è ancora... Cioè, sì. Portare il mappo vestito alla stanza. Questi sono tutti i livelli e qua vediamo i livelli che sono stati aggiornati. Ovviamente hanno collaborato tutta una serie di strutture, per l'idrografia e i servizi di bacini montani, poi il servizio foreste per la viabilità forestale e via anche il catastro, il servizio catastro. Vi ricordo che molti tematismi sono scaricabili dal cosiddetto geocatalogo. Basta digitare il nome di interesse, ad esempio, particelle, viene una serie di temi selezionabili per scaricare, quindi possono essere parcelle poligonali oppure la viabilità forestale. Poi uno se li prende e se li porta nel GIS che usa, li carica come livelli. C'è quasi tutto, alcune delle cose che mancano sono quelle che hanno un vincolo di proprietà che non è magari della provincia, ripeto, tipo le ortofoto, però sono visualizzabili. Ci sono anche dei servizi UMS che uno può prendere e caricarle come sfondo su. Questo è il nostro visualizzatore dal quale si possono appunto scaricare, visualizzare questi temi e anche scaricare. Possiamo appunto vedere gli inquadramenti del curva di livello, l'edificato di abilità e topografia e altri temi che sono il punto noto, i limiti amministrativi e quant'altro. E poi creare uno sfondo con l'ortofoto oppure con l'ITM. Passiamo alle attività, insomma, noi siamo partiti facendo la base, quindi riaggiornando tutta la carta tecnica provinciale. Ecco perché abbiamo perso tanto tempo nel progetto, siamo partiti dal 2004, poi ci siamo dovuti fermare. Abbiamo acquisito nel frattempo il LIDAR, abbiamo rifatto la carta tecnica e parallelamente ci sono state delle grosse interventi di rilievi topografici da parte del servizio bacini montani. Fare la loro modellistica sulle aste fluviali, hanno dovuto rifare e rilevare tutte le aste principali dei fiumi, Adige, Brenta, eccetera. Passiamo all'attività di previsione.
quello di cui accennava prima il dottor Van Botto. Quindi noi abbiamo una base conoscitiva che è quella che va a cercare gli elementi oggettivi. Gli elementi oggettivi andiamo a trascrivere nei nostri database, nei censimenti e nel rilievo che facciamo a terra. Si basa ovviamente su, per quanto ci riguarda, perché poi ogni struttura ha il suo tema, sull'ambito geologico di campagna, e questo porta a due carte fondamentali, che è la carta geologica, che quindi ci dà quello che affiora in superficie, come litologie, e la carta dei processi morfogenetici, cioè i processi che vanno a modificare il territorio. Tra i processi ovviamente c'è anche l'uomo, quindi come modificatore del territorio. Da qui abbiamo il nostro database, abbiamo una banca dati che è tutta numerica, che è stata fatta anche in collaborazione e per conto dell'ISPRA e quindi del Ministero. Noi abbiamo finanziato il progetto e a questo punto abbiamo coperto tutto il territorio provinciale con una banca dati geologica aggiornata, che ho detto che è partito nell'89 e si è quasi concluso. A questo proposito volevo dire che abbiamo quasi ultimato la omogenizzazione dei dati su tutto il territorio provinciale. Ci manca ancora una piccola verifica e poi la nostra intenzione è pubblicare un visualizzatore con la cartografia geologica omogenizzata, diciamo, nel senso che c'erano rilievi di varia natura, il CARG, che è il progetto nazionale, però altre aree non erano conformi a quello standard. Adesso l'abbiamo un po' resa omogenea e tempo, insomma, di fare queste verifiche, di definire alcune particolarità. La vorremmo inserire in internet con lo stesso tipologia di pubblicazione che abbiamo fatto utilizzato per la carta di sintesi della pericolosità, che sostanzialmente è l'ArcGIS online, fatto anche hardware che l'utente comune può utilizzare anche se non ha prodotti ESRI. Vuol dire che questo progetto è stato anche l'occasione per aggiornare tutti i catasti, quindi le strutture, hanno rivisto tutti i catasti e cercato di omogenizzare, perché per certi temi c'erano più catasti addirittura, proprio per in funzione di fare la nuova cartografia e di avere gli elementi. Quindi abbiamo il nostro catasto dei sondaggi meccanici, con le stratigrafie e anche le prove che sono state fatte sui campioni che sono stati prelevati dal foro, il catasto dei dissesti, quindi con tutte le tipologie di frana distinte, perimetrazioni, inattività e tutte le caratteristiche del fenomeno, e la carta dei processi morfogenetici. Questa è una carta, appunto, come ho detto prima, che raffigura caratteri appunto morfologici, morfometrici, e ne interpreta l'origine in funzione appunto del fenomeno che l'ha creato, che siano passati o presenti, e con una distinzione in base all'attività e all'evoluzione, che è importante. Abbiamo il catasto dei terremoti per quanto riguarda la parte sismica, quello delle risorse idriche, quindi le emergenze idriche che sono censite nel nostro catasto, e le aree di tutela relative, secondo il decreto 152, per tutelare la risorsa. Quelle tutelate riguardano le risorse utilizzate per scopo e quando sono anche, abbiamo delle risorse che sono strategiche che teniamo lì per eventuali emergenze. Abbiamo la carta delle valanghe, questa è quella storica, e anche importante è stato creato il catasto delle opere di protezione, sia per quanto riguarda i fenomeni alluvionali come in questo caso, i torrentizi, sia per quanto riguarda anche i nostri fenomeni, e quindi gestiti per lo più dal Servizio di Prevenzione dei Rischi che finanzia questi interventi. Tutto è riunito in un GIS e quindi ogni strato è visualizzabile e ogni carta è composta anche di più strati che possono essere utilizzati se poi bisogna. Torniamo ancora prima su quali strumenti abbiamo utilizzato. Le ortofoto aeree dal 1973 ad oggi, tutte le versioni che abbiamo. I LIDAR 2007-2009, 2014 che sta arrivando è in collaudo. E poi un importante strumento. Questo strumento che utilizza dei sensori particolari che in pratica usano i raggi di radar da satellite, il SAR, che è la tecnica INSAR, che è stata, mi pare, brevettata dal Politecnico di Milano, dal Politecnico. Sì, una particolare tecnica di acquisizione e di elaborazione di questi dati, che ti danno
Prego. E qua va aggiunto che adesso il Ministero, l'ISPRA, che è sotto il Ministero dell'Ambiente, sta avviando un progetto di posizioni duplici, diciamo, dei satelliti, una di ampio raggio, meno risoluta, per avere un quadro più continuo e costante di riferimento e di acquisizioni magari di tutto il territorio regionale, provinciale, e poi un dettaglio che si può utilizzare, si può avere quel qualcosa che ha una risoluzione maggiore, quindi, però ovviamente più discreta. E questo è un progetto nazionale finanziato a livello ministeriale e dovrebbero rendere pubblici, cioè almeno alle amministrazioni pubbliche, i dati sulle deformazioni, sia sul silenzio, frane, strutturarlo in maniera un po' più continua. Attualmente a noi hanno fornito i dati dal 2011 al 2014, 3 anni, che sono stati molto utili anche per la costruzione delle carte della pubblicità. Poi vanno ovviamente validati sul terreno, perché a volte si prendono anche delle cartografie, insomma, come sempre detto. E qui abbiamo un esempio che è Franco. Qui abbiamo appunto il dissesto, che si può vedere, insomma, la legge in questa forma. E qui abbiamo dei PS, carbon scatter, che sono i riflettori di queste radici. E quindi il satellite nei vari passaggi è riuscito a vedere che deformazione c'è in questo punto per punto e determinarne anche una velocità media annua e spostamento in millimetri. Quelli verdi sono fermi, quelli gialli si spostano poco, così, no? Poco, sì, sì. Quelli rossi sono quelli che si spostano, hanno le velocità più elevate. Questo è quello che si può avere come rapporto dall'interrogazione del database di questi punti. Il database si può trovare anche all'interno del geoportale nazionale dell'ISPRA e quindi è visualizzabile per tutti. Questi sono dati dell'ENVI, la costellazione ENVI SAT-1 e 2, che adesso sono più attiva, adesso usano Cosmo SkyMed. Questa è la costellazione Cosmo SkyMed, che è fatta di 4 satelliti, è tutta italiana e sta andando benissimo. Le carte di pericolosità. Allora, SkyMed lo fa per tutto il mondo o ogni stato al suo? Ma in genere usano costellazioni un po' dedicate a delle zone particolari, però perché hanno delle orbite prestabilite, quindi non è che riescono a rilevare tutto il mondo. Evi, per esempio, però potrebbe fare per la Svizzera, per la l'orbita. Ma ad esempio c'è il World Wide, o anche non mi ricordo, la costellazione che va 1, 2, 3, adesso c'è la 3, che fa le foto satellitari e può fare, mi pare, fino a 700.000 km quadrati al giorno, però bisogna prenotare le aree e insomma fa un'estensione molto grande. Anche questi si paga. Sì, però non sono costi altissimi, Se pensiamo le foto aeree per una flotta di velivoli, bisogna mantenerla, tipo la GEA ha delle consociate, la Tela Air, che ha acquistato dei velivoli e quindi devono ammortizzarla e costano, cosa c'è costato? 280 euro al chilometro quadro, foto aerea. Satelliti, penso che siamo forse tra i 70 e 100, ci sono dei costi che si sovrappongono per varie voci, ma siamo molto... ovviamente la risoluzione non è esattamente la stessa, però le nuove costellazioni satelliti hanno una risoluzione molto buona, hanno delle camere ottiche molto buone e arriviamo quasi confrontabili come quelle del pixel da 20 cm quadri, sono sui 30, 31 adesso, ma la qualità dell'immagine è molto... Il fine di questa costellazione è tipo controllo ambientale ma anche militare, quindi è dotato di tutti i sensori possibili. Le carte per curiosità, terminata la fase conoscitiva, quindi raccolte tutte le nostre analisi effettuate sul territorio, controlli e quant'altro, siamo passati alla fase di elaborazione e quindi andiamo a costruire le vere e proprie carte.
le carte nostre riguardano i fenomeni geologici, come abbiamo detto, valanghiglie, alluvionali, sismici, boschivi, ceni boschivi, sostanze pericolose, ostacoli, organi bellici. Ecco qua, beh, questo è l'esempio di Linfano, come ha detto nel 2000, qualche anno fa, che si è rischiato proprio, è andata bene, che ha urtato la casa e in quel momento la gente che era fuori dal... Cosa vedete il masso? Questo è il masso. No, quello uno, anche questo è un altro, e poi ce ne sono svariati qua. Quindi è scesa proprio una fetta parietale di rosse, che può essere fregata e ha prodotto le frane superficiali profonde, questa è la Val Cortella, vediamo l'aria dove è stato interessato, e anche la viabilità, nel San Bovo, le alluvioni, anche quella di Trento, e questa invece è Rio Vegaia, Fenio, le valanghe, di boschivi, la sismicità, gli ordini bellici inesplosi, continuato qua con le sfortunate meno dell'Alge, sostanze pericolose, che ci sono anche quelle, e gli ostacoli alla navigazione aerea. Questi sono in black perché, come aveva accennato il 88, questi al momento non contribuiscono a creare dei vincoli sul territorio per quanto riguarda la sismicità. Queste sono le strutture che hanno dovuto collaborare assieme, che sono state coordinate dal gruppo di lavoro, geologico, protezione dei rischi, bacini montani, gli antincendi, protezione civile, foreste e fauna e urbanistica. Questo è un esempio dei nostri temi. In fase di collaborazione siamo andati a vedere i singoli temi, tipo i fenomeni naturali legati ai cambiamenti climatici, per esempio. Studiando la variazione dei limiti dei ghiacci o la piccola età glaciale, avete sentito sicuramente nominare, il permafrost, con tutte le sue conseguenze che può avere poi sul territorio per l'innalzamento delle temperature, i fenomeni legati alla gravità, la gravità e l'acqua, le attività, i fenomeni antropogenici e quindi le cavità artificiali, tipo minerario, ma anche tipo viario, eccetera. Noi partiamo da questi strati, abbiamo delle caratteristiche per ogni fenomeno che poi vengono, secondo determinati criteri, analizzate e tradotte nelle nostre classi di pericolosità. Il tutto, come si accennava, è descritto all'interno di questo documento che è stato approvato oggi dalla Giunta, che è scaricabile, e non ho messo il numero di delibera perché ovviamente non lo conosciamo ancora. Attraverso questi criteri quindi si creano le mappe di pericolosità. Secondo delle classi che poi sono quelle che vengono usate nella maggior parte dei progetti di questo tipo, che sono canoniche quattro classi, dall'H4 all'H1, dalla più gravosa, dove l'evento assume un'intensità elevata e possiamo avere la perdita delle vite umane, la distruzione delle infrastrutture e delle strutture, per passare a una pericolosità media dove si può comunque avere in certi casi una perdita delle vite umane, anche forte disagio, lesioni, danni gravi comunque anche nell'area H3. Nell'H2 l'evento assume una bassa intensità, c'è una scarsa probabilità di perdita di vite umane, ma comunque i danni ci possono essere anche sulla funzionalità delle strutture. Per arrivare poi alla trascurabile, dove gli eventi hanno una probabilità irrilevante o assente e hanno un'intensità decisamente modesta. Ecco le nostre carte, quindi che sono state pubblicate e approvate preliminarmente sono queste, quindi per questa filiale torrentizia la quale, di competenze del servizio bacini montani, una delle frane, crolli rocciosi, le DGPV, le valanghe, ghiacciai piccole età glaciali assieme, permafrost e rock glacier e le caratteristiche litogeomorfologiche. Queste sono quelle che contribuiscono alla carta di sintesi della pericolosità. Le altre pericolosità sono la attività sismica, anche i cibi boschivi rientrano in quelle che contribuiscono alla CSP. Poi abbiamo gli ordini bellici, sostanze pericolose e gli ostacoli alla navigazione aerea. Questo è un esempio di carta della pericolosità per quanto riguarda i crolli rocciosi. Siamo in Val Sugana, vediamo chiaramente la propagazione dei massi che si originano da queste pareti rocciose e quindi qua a seconda con determinati criteri che poi vi illustrerò nel dettaglio con campana, andiamo a determinare le nostre classi del pericolo e finiamo a fare il territorio. Attività di prevenzione.
come si diceva prima, possiamo attuare degli interventi strutturali, che sono funzione delle carte che abbiamo appena fatto e dei fenomeni che conosciamo. Oppure adottare delle misure di carattere vincolistico e prescrittivo per la gestione del territorio ai fini della sicurezza e garantire la sicurezza delle nostre attività. Questi sono i classici interventi strutturali per quanto riguarda Varanghi e i crolli, questo è un valotomo, e questa è la briglia che non è quello di Mori. Ecco il secondo capitolo, quindi le misure di carattere vincolistico. Arriviamo dalla carta della pericolosità, trasformiamo con determinati criteri, approvati anche quest'oggi, per arrivare alle nostre carte normative. Carte normative appunto per la pianificazione urbanistica, quindi dobbiamo intenderle come carte di indirizzo. Cioè, dire vincolo è brutto, però abbiamo cercato di... Sì, però è un indirizzo, nel senso che adesso lo spiego nella successiva diapositiva, eccola qui. Questa è una mappatura dove diciamo qui non è il caso di costruire nulla di nuovo e dobbiamo mitigare invece il pericolo per chi ci vive e ci sta facendo le sue attività. Nel blu cerchiamo di proteggere, c'è sì un elemento, va studiato, ecco l'indirizzo, va studiato perché i professionisti sono quelli che vanno a dettagliare il problema. Noi non risolviamo tutto con questa carta, perché ovviamente lavorando su tutta la provincia non possiamo conoscere ogni sfaccettatura del territorio e soprattutto anche è una fotografia, quella che abbiamo fatto, di un leader del 2009, di una carta tecnica dell'altro giorno, di un ortofoto magari di qualche anno prima. Quindi possono esserci state delle modificazioni, degli interventi e quant'altro. Poi soprattutto il concetto è che il territorio comunque ha delle pericolosità intrinseche. Se noi dovessimo mettere dei vincoli rigidi, chiaramente rimarrebbe veramente poco per abitare, per costruire, per infrastrutturare, eccetera. Allora la scelta è stata quella di adottare dei criteri per correre un rischio in maniera consapevole, adottando tutti quei provvedimenti che sono necessari per affrontarlo e per rendere gli effetti di quel pericolo minimi per le strutture, ma comunque informando, cioè se uno si compra la casa lì dove c'erano le marine, sa che ci sono le marine, se non vuole accettare quel rischio se la compra dall'altra parte. L'importante è che sia consapevole di quello che sta, facendo. Volevo solo ricordare che dall'elaborazione del 2015, adesso riprenderemo con nota, il nostro territorio provinciale, che è 6.200 km, rispetto ad altri territori, ma insomma oltre il 64% è zone a bosco e quindi non è che non hanno interesse, ma hanno un interesse economico, però insomma sono meno frequentate, meno sottoposte a vincoli, diciamo, cioè c'è un rischio, c'è un pericolo, ma non così elevato come in questo caso. L'insediativo, stiamo parlando del 2,7% del territorio dove abitiamo, fatto salvo il potenziale che potrebbero essere le superfici laterali alla base degli versanti. L'agricolo siamo su 6-7%, ecco. L'insediativo è compreso attività umane, tipo anche cave di scarico, diciamo, è poca cosa. Potenziale probabilmente sarebbe qualcosa di più, però purtroppo abbiamo un territorio molto accidentato, versanti ripidi, non siamo l'Emilia Romagna o la parte della Pianura Padana dove ci sono spazi, anche, c'è anche un problema di espansione, di limiti all'espansione e al consumo di suolo, questo però è un discorso più urbanistico. Sì, se posso. Credo che ci sia un problema anche di che fenomeni stiamo parlando, perché la capacità descrittiva dei modelli non è uguale per tutti i fenomeni, certo. Per cui cioè, a me sembra una valanga, sì, cosa valanga, ecco, quello è da valanga, no? Perché si vede
E sulle valanghe, ad esempio, c'è veramente Greta come capacità di la modellistica, per cui vanno presi anche sapendo che dietro c'è una fortissima incertezza nella modellistica che ci sta dietro. Solo nella conoscenza dei dati con cui uno fa la simulazione, ma proprio nel modello stesso, insomma, io credo che nel tempo, non solo dalla maggior conoscenza del territorio, ma anche dall'evoluzione della modellistica, le cose potrebbero anche cambiare. Poi in funzione di questo abbiamo dovuto anche fare delle scelte, poi potremmo fare anche sui crolli, per esempio. E quindi sui crolli è da prendere in considerazione, quindi vi spiegherò un po' di dettaglio. Sui crolli noi abbiamo il problema che dal punto di vista della modellazione magari ci sono gli strumenti, dal punto di vista statistico della frequenza e la ricorrenza reale non abbiamo capito come si fa. Non è un'alluvione che sappiamo magari intorno un po' più lucente. Dire che sono caduti tre sacchi su 30 anni, una frequenza su una cosa. Ecco, questi sono gli articoli di riferimento per ogni classe di penalità che poi vengono create nella carta, con riferimento alla legge del 27 maggio 2008, numero 5, che è quella del piano urbanistico provinciale, e che sostanzialmente ricalcano questi criteri qua, danno queste indicazioni. Oggi a che punto siamo? Abbiamo approvato oggi i criteri per la redazione delle carte del pericolo, abbiamo approvato, adottato preliminarmente le carte del pericolo, approvato i criteri per la redazione e l'aggiornamento delle CSD, quindi la trasposizione da carte del pericolo a carte di sintesi della pericolosità, adottato preliminarmente le CSP e le indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle normative negli articoli di cui accennavo prima. Il successivo passaggio, abbiamo dato avvio alla fase partecipativa, che è quella prevista per legge, verso i comuni, ma appunto i nostri politici hanno deciso di estendere a tutti i cittadini. Quindi tutti quanti possiamo produrre delle osservazioni su quello, sulla normativa, sulla cartografia e su tutto quanto, verso la comunità. Il riferimento è il servizio urbanistica della provincia autonoma di Trento. Le carte sono disponibili da oggi in ArcGIS online o visitando il nostro sito della protezione civile, dove c'è una pagina dedicata alle carte del pericolo e lì c'è il link per andare a visualizzare le cartografie, scaricare addirittura e scaricare tutte le normative e criteri. Queste possono essere utilizzate. Anche in formato PDF. Sì. Poi tutto si può vedere anche nei tablet e nei smartphone con l'Explorer di ArcGIS, che è un applicativo che poi linka, si fa una ricerca della carta verso la protezione civile e si attiva questo visualizzatore. Il visualizzatore permette di vedere tutti i livelli, sia delle carte del pericolo che della carta di sintesi. Passo successivo, dopo i 90 giorni, quindi dopo il nostro esame di tutte le osservazioni, è il parere della Commissione Urbanistica Provinciale, Consiglio delle Autonomie Locali, poi si va all'approvazione. Come messo in dicembre 2017, speriamo che sia un nuovo anno, andiamo con la nuova cartografia, eliminiamo gli altri due strumenti e ragioniamo con un'unica norma e un unico strumento. Cedo la parola adesso al nostro esperto. È interessante che lancia i sassi. È interessante come è stato costruito la cartografia di crolli e rocciosi, per cui ho chiesto che facessero un ingrandimento su questa tematica, perché mi sembra